Elna 8,30, macchina solo ricamo familiare, adeguata per poter fare anche qualche piccola produzione con questa macchina. È una macchina veramente semplice nell'utilizzo, ha un'area di lavoro massima di 28 cm per 20 e in dotazione ci sono già tre telai. Ha un braccio da ricamo, l'unità di ricamo incorporata nella macchina, non sono due pezzi separati, è tutto un unico pezzo e la particolarità sta che il braccio è nella parte destra rispetto all'ago, rispetto alle altre macchine che solitamente erano dalla parte opposta. Questo è possibile perché la macchina ha un'area di lavoro, uno chassis molto molto grande e quindi c'è lo spazio per il braccetto e la macchina potrà mettere comunque un telaio bello largo di 20 cm. Con questa possibilità abbiamo l'opportunità di mettere i tessuti molto grandi nella parte esterna alla macchina anziché nella parte interna. E se abbiamo dei tessuti che pesano parecchio, quindi dei tentaggi molto grandi, delle coperte, noi dobbiamo fare il ricamo su un bordo o anche delle tovaglie, ci verrà molto più comodo in questa maniera perché il tessuto in eccesso non andrà a pesare sul nostro braccetto da ricamo, creando ogni tanto delle imperfezioni perché se si impiglia il tessuto o pesa potrebbe andare a influire sul corretto funzionamento della macchina e quindi nell'esecuzione finale del ricamo. In dotazione con la macchina c'è già una grandissima lunga base in plastica dello stesso colore della macchina, bella resistente, dove appunto potremo appoggiare i nostri tessuti più ampi. Il display è molto semplice nel funzionamento, abbiamo l'opportunità di poter unire ricami differenti e anche scritte. Posso dire che i pulsanti che vengono utilizzati da Elna sono molto semplici e intuitivi, è facile anche per le neofite potersi avvicinare a questa macchina e fare le composizioni. Abbiamo anche una funzione particolare che è quella caleidoscopica che in genere non si trova nelle altre macchine. Abbiamo l'opportunità di scegliere se raggruppare il numero di colori, se facciamo più ricami con gli stessi colori insieme in modo da diminuire il numero di cambio di fili, quindi le delle funzioni già avanzate. La Elna 830 ci verrà proposto se fare un ricamo singolo, un alfabeto o una composizione. Nel caso avessimo fatto un ricamo precedentemente, ci veniva proposto anche di andare a riprendere l'ultimo lavoro effettuato. In questo caso vado a prendere un ricamo, lo vado a impostare sullo schermo, facilmente lo posso spostare, lo posso anche ruotare facilmente, in questo caso di 45 gradi, e una funzione molto simpatica in questa macchina, che è la funzione caleidoscopio, per mezzo della quale possiamo andare a quadruplicare il nostro ricamo in questa maniera. Abbiamo anche l'opportunità di unire i colori, in questo caso erano quattro colori di blu, e con questo semplice pulsante la macchina ci farà un unico colore. Se vogliamo invece aggiungere altre caratteristiche al nostro lavoro, possiamo ritornare nella funzione di composizione e possiamo anche fare delle veloci scritte. La macchina ci permetterà di fare alfabeti minuscoli o maiuscoli, e anche la composizione di numeri insieme. Abbiamo vari tipi di alfabeti, tre alfabeti direttamente nella macchina e anche degli alfabeti cirillici. Una volta impostato lo possiamo spostare come vogliamo, abbiamo l'opportunità anche di poterlo curvare nella maniera che ci aggrada di più, distanziare le lettere tra di loro in maniera molto immediata. Le altre funzioni della macchina sono quelle classiche di copiatura, di ingrandimento senza variare il numero di punti, di specchio, di ribaltamento del ricamo, di salvataggio, di unione di ricami in un unico. Possiamo anche ricamare in maniera monocromatica il nostro lavoro. La macchina, una volta in esecuzione, ci dirà quanti colori è formato questo ricamo, quanti minuti ci metterà, la velocità massima di questa macchina è di 860 punti al minuto. La tensione è automatica. Una volta in esecuzione potremo anche vedere quali parti del ricamo verranno effettuati con il prossimo colore e con questa funzione potremo fare anche delle imbastiture attorno al ricamo o anche verso il centro e la prova di posizionamento per fare il ricamo nella maniera corretta. Possiamo anche inclinare il nostro ricamo alla fine se il nostro tessuto non è posizionato diritto.
Ha già una buona fornitura di ricami in dotazione e di alfabeti e tetralfabeti occidentali tra cirillici e dei monogrammi, però insieme alla macchina viene dato anche un programma di editing già incluso che ci permetterà di poter fare le combinazioni ancora meglio a schermo su PC volendo e anche aumentare il numero di alfabeti che possiamo utilizzare con la macchina, quindi ci permette di ampliare le opportunità. La macchina lavora con chiavetta USB, dovremo fare una piccola formattazione iniziale sulla chiavetta per dopo inserire i ricami. L'unico limite di questa macchina è che ha una limitazione di numero di punti per ricamo, quindi se facciamo un'intelaiatura fitta fitta di alcuni pizzi o ricami freestanding, a volte la macchina ci chiede di poterle fare in due volte differenti. Basterà salvare la composizione in due file differenti e risolveremo il problema. Buona la dotazione di telai di Elna 8,30, in dotazione c'è già il telaio più grande 28x20, più il telaio 20x20 quadrato e il telaio 20x14 mediano. Resta in questo momento extra corredo il telaio più piccolino 14x14, il telaio stretto 10x4, ottimo per le cifre in genere utilizzato per camiceria, e poi il telaio per cappellini particolare 10x6 per poter andare a schiacciare la tesa del cappellino e lavorare anche nella parte superiore per poter ricamare. Posso dire che la qualità di lavoro con i fili metallici, i fili lamè, è molto buona con questa macchina. La macchina effettivamente non rompe il filo facilmente e la qualità di punto, di chiusura del punto, anche quando la mettiamo alla prova con le lettere molto piccole, le cifre molto piccole, tipo camiceria, è veramente di ottima qualità, ottima fattura. Quindi vi consiglio Elna 830 anche per le personalizzazioni più precise. Per qualsiasi altra informazione potete contattarmi o consultare il nostro sito macchineperfucileademin.com. Come sempre, ciao da Marilena!